La migliore amica di Kyle, Lily, si è trasferita a San Francisco e a lui manca moltissimo. Così ha deciso di preparare una festa a sorpresa per il suo compleanno. Guardando la sua stanza, riesce a dirmi esattamente quanti mesi sono passati da quando è andata via? Lily se n'è andata 36 mesi fa. Come si capisce? Dai un'occhiata allo schermo del suo laptop. Mostra una data recente, il 15 gennaio 2022. E adesso diamo un'occhiata alla parete con le foto di Kyle. L'ultima foto con Lily è del 15 gennaio 2019. Quindi, Lily si è trasferita in un'altra città esattamente 36 mesi fa o 3 anni fa. Kyle decide di scoprire che vuole Lily per il suo compleanno. Lui sa che ha salvato una lista di desideri sul suo computer, ma sfortunatamente non conosce la password. Così esamina i suoi vecchi appunti e trova un indizio. Puoi aiutarlo a inserire la password corretta? È 3548. Bisogna contare le macchie sul guscio delle coccinelle. Ora Kyle sa qual è il regalo dei sogni di Lily. Vuole una chitarra molto rara. Kyle crea una chat di gruppo con tutti gli amici intimi di Lily e chiede a ciascuno di loro di investire 100 euro per acquistare tutti insieme la chitarra. Tutti e 5 gli amici accettano di inviare i soldi sul conto bancario di Kyle, ma Kyle riceve soltanto 400 euro. Carrie gli dice che ha mandato 100 euro dopo la sua corsa mattutina. Josh gli dice di aver trasferito i soldi subito dopo aver ricevuto il messaggio di Kyle. Jenny ha avuto qualche problema con la sua app della banca, ma è riuscita a risolvere. Mike gli dice che ha chiesto a sua madre di inviare i 100 euro e lei aveva promesso che lo avrebbe fatto subito. Ed Amy non è una grande fan delle app, quindi ha chiesto al suo ragazzo di inviare i soldi al posto suo. Chi sta mentendo? Carrie ha la gamba ingessata. Non poteva aver fatto una corsa mattutina. Kyle va in un negozio di strumenti musicali per comprare la chitarra, ma si imbatte in un altro cliente che vuole la stessa chitarra. Kyle gli dice: «Non è giusto, ho prenotato io questa chitarra!» Il cliente gli dice: «Se risolvi il mio indovinello, la chitarra sarà tua!» «Non posso essere toccato, ma ferisco chi mi tocca!» «Mi muovo agilmente attraverso una secca foresta, ma muoio su un percorso di montagna!» «Dove passo io, lascio una nera coltre!» «Cosa sono?» 2 minuti dopo Kyle è uscito dal negozio con la chitarra in mano. Che cosa ha risposto? Il fuoco! Adesso Kyle deve andare all'aeroporto e prendere un aereo per San Francisco, ma la sua auto si rompe a una stazione di servizio in mezzo al nulla. Kyle vuole chiedere a qualcuno di dargli un passaggio perché non vuole assolutamente perdere il volo. Puoi aiutare Kyle a scegliere a chi chiedere aiuto? Questa macchina ha solo 3 ruote. È molto improbabile che quest'autista porti Kyle in tempo all'aeroporto. C'è un pagliaccio inquietante nascosto sul sedile posteriore di questa macchina, quindi probabilmente non è la scelta migliore. Ma la prima macchina sembra abbastanza affidabile. L'autista accende la musica a tutto volume e comincia a cantare a squarciagola. E Kyle gli chiede di abbassare nel modo più educato possibile. L'autista gli dice che lo farà, ma solo se Kyle riuscirà a risolvere il suo indovinello. E poi comincia a cantare... Vibriamo al tuo respiro e con l'aiuto della lingua ti permettiamo di cantare e parlare. Siamo lì nella tua gola. Cosa siamo? Puoi aiutare Kyle a porre fine a questa terribile cantilena? La risposta corretta è le corde vocali. Kyle giunge a San Francisco e si precipita a prendere il suo bagaglio il più velocemente possibile, ma la valigia è scomparsa. Dopo aver osservato questa immagine, riesci a dirmi cos'è successo alla valigia di Kyle? Questa signora è una ladra! Ha coperto la valigia con una sciarpa, ma è la valigia di Kyle. C'è un adesivo con il suo nome scritto sopra. Kyle arriva alla pasticceria dove aveva ordinato una torta di compleanno per Lily. Il pasticcere gli porta 3 torte diverse per 3 Lily. Riesci a dirmi quale torta ha ordinato Kyle per Lily? La terza e l'unica torta con la chitarra.
Kyle sapeva che Lily voleva una chitarra, quindi ha ordinato una torta con questo tipo di decorazione. Dopodiché Kyle si reca in un negozio di abbigliamento, ma è chiuso. Il proprietario ha lasciato un biglietto sulla porta. È un suggerimento. 345129. Riesci ad aiutare Kyle a capire il codice a 10 cifre? È 444111111999. Kyle ha dovuto letteralmente inserire 345129. Quando Kyle entra nel negozio, non vede nessuno, quindi si reca nel ripostiglio e trova il proprietario a terra privo di sensi. Kyle chiama subito la polizia. Diversi agenti arrivano sul posto e interrogano l'assistente della proprietaria, Stacy. Lei gli dice: «Quando sono arrivata al lavoro ho sentito che qualcosa non andava. La porta del ripostiglio era aperta. Sono entrata e ho visto il mio capo privo di sensi sul pavimento, quindi sono corsa fuori a chiedere aiuto». Ma gli agenti arrestano subito Stacy. Come mai? Sta mentendo. Questo tipo di porta si chiude da sola. Dopo un po' il proprietario del negozio torna in sé, ma è così sopraffatto che non vuole regalare a Kyle alcun vestito. Ma Kyle ne ha un disperato bisogno, quindi offre al proprietario un accordo. «Dammi un indovinello da risolvere. Se rispondo correttamente prenderò i vestiti. Se non riesco a risolverlo, ti darò questa torta deliziosa». Il proprietario decide di accettare, ed ecco il suo indovinello. «Corro attraverso le colline. Giro intorno alle montagne. Salto i fiumi e striscio attraverso le foreste. Fai un passo oltre la tua porta per trovarmi. Che cosa sono? Puoi aiutare Kyle a salvare la festa di compleanno?» La risposta corretta è la strada. Kyle sceglie dei vestiti e alcune parrucche e si avvia verso casa di Lily. Ma prima il ragazzo deve attraversare un parco incantato. Ci sono tre sentieri. Il primo passa davanti a diversi leoni arrabbiati. Una strega malvagia a cui non piacciono gli uomini sta bloccando il secondo sentiero. E il terzo sentiero è pieno di papaveri che lo faranno subito addormentare. Quale sentiero dovrebbe scegliere? Il secondo è il più sicuro. Se Kyle indossa un vestito e una delle parrucche, la strega penserà che sia una donna. Kyle e gli altri amici di Lily arrivano a casa sua prima, per decorarla e preparare la festa a sorpresa. Nel frattempo Lily si stava facendo le unghie. La madre di Lily dice ai ragazzi che per entrare in casa possono usare la chiave di riserva che si trova sotto lo zerbino davanti l'ingresso. Ma quando arrivano, non trovano nessuna chiave. Riesci a capire dove si trova? L'ha presa il cane! Dai un'occhiata alle impronte. Si capisce benissimo che il cane è stato davanti allo zerbino. Poi le impronte portano alla sua cuccia. La chiave sarà sicuramente lì. Mentre stanno decorando casa, ai ragazzi viene fame. Così decidono di mangiarsi una teglia di lasagne in 12. Mike dice a Rick che se riesce a dividere quella lasagna in 12 pezzi facendo solo 4 tagli, allora gli avrebbe dato 50 euro. Riesce ad aiutare Rick? Poiché la teglia è rettangolare, il compito di Rick è piuttosto semplice. Intanto deve dividerla in 3 pezzi identici facendo 2 tagli. Poi deve fare un taglio perpendicolare al centro. Adesso ci sono 6 pezzi e manca ancora un taglio. Adesso dovrebbe tagliare l'intera lasagna per orizzontale. E voilà! Ci sono 12 pezzi identici che possono essere divisi tra i 12 ragazzi. Tutti i ragazzi vogliono portare la torta con le candeline a Lily quando rientra in casa. Così Kyle cerca di trovare un compromesso. Colui che è il primo a indovinare il mio indovinello porterà la torta. E tutti quanti accettano. Ecco qui l'indovinello di Kyle. Posso essere chiara e spumosa, o grigia e spaventosa, oppure nera e immobile. Sono sospesa e dentro porto tante piccole gocce d'acqua. Cosa sono? Jenny è la prima a rispondere correttamente, quindi sarà lei a portare la torta di compleanno. Che cosa ha detto? Una nuvola. Alla fine Lily torna a casa. I ragazzi le fanno gli auguri e portano fuori la torta di compleanno.
Lily esprime un desiderio e si prepara a soffiare sulle candeline. Ma all'improvviso Fiona, che stava filmando il tutto, comincia ad urlare. Come mai? Che cosa le ha messo paura? Dai un'occhiata qui. Questa faccia è molto strana, non trovi? Nel bel mezzo della festa, Kyle si accorge che Lily è sparita. È strano, perché ha lasciato il telefono in cucina. I ragazzi controllano tutta la casa. All'improvviso Kyle sente delle urla provenire dal seminterrato e trovano Lily priva di sensi. Nel seminterrato non ci sono finestre e di solito la porta è chiusa a chiave. Solo 3 persone hanno le chiavi: Fred, il fidanzato di Lily, Sara, la donna delle pulizie, e lo chef che lavora per i genitori di Lily. Kyle chiama un'ambulanza e chiude a chiave la porta del seminterrato. Poi interroga i 3 sospettati. Lo chef gli dice: «Stavo preparando la cena quando ho sentito Sara che stava urlando e sono corso qui. Era buio, quindi ho acceso la luce e ho visto Sara e Fred». Sara ha detto: «Ho visto il corpo di Lily e ho urlato». Il ragazzo di Lily ha detto: «Sono appena tornato a casa e non sapevo nulla». Chi sta mentendo e perché? Sara, ovviamente. Lo chef ha detto che ha dovuto accendere la luce. Allora, come ha fatto Sara a vedere Lily? All'improvviso, Kyle guarda Lily e le dice: «Oh, alzati, Lily! So che è uno scherzo!» Ma come ha fatto a capirlo? Quando l'ha vista per la prima volta, era sdraiata supina con la testa verso la porta. E adesso è sdraiata con i piedi verso la porta. È ovvio che si sia mossa mentre lui interrogava i sospettati. Nessun altro poteva spostarla perché nessuno aveva accesso al seminterrato.